La scelta della scuola nasce esattamente dai racconti che Maria Grazia faceva tornando all'Afghanistan. I racconti erano animati dai volti di questi bambini e dai colori stupefacenti di questi paesaggi. Questo è stato sintetizzato nel colore blu della scuola. Il complesso, che occupa un'area di 2000 metri quadrati, è infatti suddiviso in un'area occupata dall'edificio scolastico, con le aule e la biblioteca, e in una zona di vita d'orto e finalizzata a colture varie che diventeranno una materia didattica vera e propria. L'agricoltura è infatti l'occupazione primaria degli abitanti di questa provincia afghana. Raggiungiamo la scuola a bordo di elicotteri militari, alzatisi in volo dalla base militare italiana di Herat. Oggi è un giorno di festa per questa comunità, il giorno dell'inaugurazione di questa scuola, voluta e costruita dagli italiani. Tra tiratori scelti, carri armati e centinaia di Kalashnikov ci sono bambini, bambine, uomini, ma praticamente nessuna donna, solo le due maestre. Ed è proprio la loro solitaria e discreta presenza a farci capire che ancora molto resta da fare per la reale libertà di questo paese. Ma la strada imboccata è quella giusta, come ci spiega il presidente della provincia regionale di Catania, che amplierà la scuola finanziando la costruzione di un centro di attività ricreative e sanitarie. Per noi oggi è una giornata bellissima, noi abbiamo voluto aderire alla Fondazione Maria Grazia Cutuli, oggi si realizza un piccolo sogno, quello di una scuola e per dare un significato a quella morte, a quella uccisione di Maria Grazia Cutuli, una nostra concittadina, una cara cittadina siciliana che ha lasciato un segno nel cuore e nella memoria di noi tutti siciliani. Quindi oggi un messaggio di pace, un messaggio molto forte. Giunge da questa inaugurazione, da questa scuola, la provincia di Catania ha voluto anche finanziare l'ampliamento della scuola, l'ampliamento dei servizi scolastici, perché la vera libertà si ottiene promuovendo la cultura, promuovendo l'istruzione, promuovendo l'addestramento professionale. E oggi i ragazzi sono stati veramente straordinari, sono stati i testimoni più importanti perché anche questo paese potrà riacquisire la libertà. Io penso che oggi abbiamo avuto testimoni di quanto i giovani hanno apprezzato questa iniziativa, di quanto le autorità locali abbiano apprezzato l'iniziativa della scuola, perché da parte di tutti è stato sottolineato che con l'istruzione, con la formazione si rende veramente liberi. Oggi una bella pagina della storia italiana, della nostra missione in Afghanistan, una missione molto spesso messa in discussione, però che oggi conferma tutta la sua validità, e quindi per noi oggi, per la Fondazione Cutuli, ma anche per la provincia di Catania, per noi oggi non solo una giornata di festa, ma anche una giornata di cui andare fieri, di cui essere orgogliosi di essere italiani. E a livello simbolico questa scuola che significato ha? Che un altro mondo è possibile? A livello simbolico è proprio questo che vorrei sottolineare, cioè dove tutto sembra impossibile, tutto diventa necessario, tutto bisogna impegnarsi a fare dei gesti che guardino oltre, che provvedano a comunicare amore e impegno verso questa terra.